Un conflitto dimenticato, quello che si sta combattendo in Siria, e lo stanno subendo soprattutto i bambini. L'UNICEF scende in campo a Cosenza con una 3 giorni di iniziative e di spettacoli che si svolge nel Teatro dell'Acquario. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare ai bimbi siriani. In Siria si sta vivendo da 2 anni una situazione indicibile, inconcepibile e imperdonabile. Un conflitto che ha mietuto tantissime vittime, 70.000 se ne sono contate, e di questi molti bambini. Dei 4 milioni di profughi si dice che 2 milioni siano bambini. Dico si dice perché nessuno è nelle condizioni di dare dati certi, poiché è difficile stare su quei territori. Questi bambini sono adesso ospiti nei campi profughi e a loro è negato al Sono negati, la condizione nega tutti i diritti, il diritto alla salute, il diritto al gioco, il diritto a una crescita serena, semplicemente a vivere tranquillamente come sarebbe giusto che fosse per ogni bambino della terra. In questi campi profughi l'UNICEF opera proprio per portare a questi bambini il sostegno ed il supporto. Mi riferisco al sostegno, all'azione che si realizza nelle zone dove ci sono i profughi, quindi in termini pratici a vaccinazioni, ad acqua potabile, all'allestimento di servizi sanitari, a zanzariere contro la malaria, piuttosto che a kit di assistenza per il parto sicuro per le mamme o ancora proprio kit di nutrizione. Poiché in questo periodo sappiamo che mancano tutti i viveri, è difficile riuscire a sopravvivere in una condizione del genere, per cui kit per la malnutrizione e, già che in quel territorio è ancora inverno, abbiamo, fornito moltissime coperte, moltissimo abbigliamento per affrontare l'emergenza inverno, che speriamo almeno questa scemi da qui a breve.